Gino Paoli attacca Elodie. Hai avuto successo nel mondo della musica solo perché hai mostrato. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Le dichiarazioni shock di Gino Paoli hanno scosso il panorama della musica italiana, creando uno scontro inaspettato con la talentuosa Elodie. La scintilla è stata accesa durante un'intervista rivelatrice con Aldo Cazzullo, dove il leggendario cantautore ha sparato a zero sulla nuova generazione di artiste del bel paese. Ieri avevamo icone come Mina e Vanoni. Oggi, invece, emergono le cantanti che scelgono la strada della provocazione. Non importa quanto si sia bravi a cantare, l'importante sembra essere gradevoli e apparentemente accettabili. Seguendo questa mentalità, mi chiedo se Lucio Dalla avrebbe mai potuto diventare Lucio Dalla oggi, ha dichiarato Paoli, gettando benzina sul fuoco della polemica. Il gossip è esploso come una bomba, con le parole di Paoli che fanno eco nelle orecchie di chi ama la musica italiana. Ma cosa c'è dietro queste accuse apparentemente generiche? Il cantautore non ha fatto nomi, ma ha colpito nel segno, creando un vortice di speculazioni e dibattiti. Le dichiarazioni sono state poi riprese nella sua autobiografia, Cosa farò da grande, dove Paoli racconta aneddoti e confronta il passato con l'attualità. È tutto una questione di apparenza, e oggi sembra peggio di ieri, ha tuonato Paoli, lasciando il pubblico a riflettere su quanto le cose siano cambiate nel mondo della musica. Chi sono le artiste nel mirino di Gino Paoli? Cosa significa davvero essere gradevoli e apparentemente accettabili nel panorama attuale? Le domande sono molte, e la curiosità cresce. Il confronto tra il passato e il presente, tra le icone di ieri e le nuove generazioni, è destinato a scatenare discussioni appassionate. Cosa ne pensate? Chi credete che sia nel mirino di Gino Paoli? Lasciateci i vostri commenti e le vostre impressioni sulla vicenda.